Nel corso dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, trasmessa proprio ieri, giovedì 14 aprile, Ilary Brasi ha deciso di fare un confronto tra Nicolas Vaporitis e Jeremy Rodriguez. L'attore però ha commentato che a causa della sua riservatezza può sembrare uno stronzo, ma non è così, e quindi ha accettato tranquillamente il confronto con Jeremias. Ma dall'altra parte, ragazzi, non è stato assolutamente così, perché si rifiuta di confrontarsi con Nicolas. Quando Hilary gli ha chiesto il confronto con Nicolas Vaporitis, Jeremias ha risposto in modo conflittuale e la sua risposta è stata: "Non ho nulla da dire, ma va bene così, tutto quello che ha detto. Ha ragione Vladimir, avete ragione voi, come sempre, bravi. Non ho nulla da ridere", dice Rodriguez. "Avete ragione, chiedo scusa all'Italia e non ho nulla nuovamente da dire." Nicolas però dalla sua parte ha cercato di aprire un dialogo con Jeremias dicendogli che lui non sta facendo una battaglia contro i Rodriguez. L'energia di Gustavo era positiva, ma la sua per lui era negativa. Semplicemente, dice Nicolas, non ci siamo trovati. È vero che Jeremias provoca, ma sempre nel contesto del gioco. Non è che per strada mi minaccia con un macete. Non ci sarebbe bisogno di provocare perché è un ragazzo molto intelligente. Nuovamente Hilary chiede a Jeremias di esprimere un parere su Nicolas Vaporitis, ma lui ha continuato ad alzare un muro e anche a riderci su. "Di Nicolas penso che è un fenomeno, che ha vinto lui e che avete ragione tutti. Non ho nulla da dire, cosa penso di Nicolas? L'ho già detto, è un fenomeno, il numero uno a giocare, va tutto bene, avete ragione su tutto." Nicolas poi ha ribadito di reputarlo molto intelligente e ha aggiunto: "Hai un margine di miglioramento come ce l'ho io", ma in questa frase Jeremias non ci vede più e scatena la sua reazione. Inizia a urlare: "Non ti permettere di parlare di me perché non mi conosci, non parlare di me, parla del gioco, comunque sì, sei il numero uno, non sono arrabbiato con te, non mi interessa continuare questa conversazione." Vaporitis poi si è rassegnato e ha tagliato ovviamente il discorso e dice: "Ho vissuto 40 anni senza di te, posso viverne anche altri 100, va bene, sono il numero uno." Poi dopo diciamo questo confronto, Jeremias è andato in nomination e spera di uscire perché dice che lui in questo circo non vuole più stare. Dimmi tu che cosa ne pensi, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale.